Il grande dilemma qua a Savona è accorpamenti o sinergia Genova-Savona, una situazione, un dilemma che ha creato molte polemiche. Ma io credo che la cosa che dobbiamo garantire con i nostri porti è una prospettiva di sviluppo e di lavoro per i nostri territori. I porti italiani purtroppo hanno perso lavoro e prospettive di sviluppo perché non hanno saputo collaborare tra di loro. Le autorità di sistema non tolgono l'autonomia alle direzioni portuali, semplicemente permettono di coordinare gli investimenti al meglio con una regia centrale, e quindi l'autorità di sistema della Liguria occidentale sarà un'autorità di sistema che includerà due sedi paritarie come dignità e come capacità, darà vita al più grande porto italiano, l'unico porto che ha davvero le dimensioni dei grandi porti europei, perché questi sono sostanzialmente, bisogna pensare a quest'area della Liguria come a un grande porto con tre moli, questo che stiamo costruendo qui a Vado, quello di Bettole e quello di Voltri, e quindi un'offerta molto differenziata, uno dei principali poli crocieristici italiani, e quindi io vedo in questa sinergia una grande possibilità e potenzialità di sviluppo. Tutti i problemi legati invece alle questioni più territoriali, le gestioni locali e così via, rimangono di pertinenza esclusiva delle direzioni portuali. Ecco, ministro, in questo senso come si mantengono le autonomie? Perché Savona è molto preoccupata di questo. Si mantengono con le direzioni portuali e facendo degli accordi, come stiamo già facendo e come faremo anche col sindaco su sua proposta, insomma, facendo degli accordi che definiscono dei veri e propri patti parasociali, che definiscono gli investimenti locali, quelli più generali invece rimangono dentro un'ottica appunto di coordinamento, come necessario che abbia il sistema italiano, perché il sistema italiano ha bisogno di avere più coordinamento, questo è il punto. E i tempi quali sono?